Su Artisanio si compie 20 anni, una delle pochissime manifestazioni che a Varese dura da così tanto tempo. Qual è stato il segreto per arrivare fino a qui? Ma un misto di, come dire, un movimento, sicuramente una passione che ha governato la costruzione dell'evento, una passione da parte del pubblico che ormai lo considera un evento imprescindibile per la primavera varesina, e una rete di professionisti che magari sono passati anche dalle sezioni di cortisonici ragazzi e poi cresciuti e diventati professionisti affermati, che periodicamente in primavera torna a Varese per la manifestazione che quest'anno compie 20 anni. E poi una formula che negli anni si è consolidata e che sentiamo che è un po' come Sanremo, no? Che un po' non cambia mai, e ci piace ribadire, insomma, un concorso internazionale, le nottate infernali, una sorta di dopo festival estremo e vivace, la sezione cortisonici ragazzi e ogni anno delle esplorazioni. Quest'anno, proprio per i 20 anni, guarda ai 20 anni di cinema che abbiamo cavalcato, con un momento celebrativo di cortisonici, con una sorta di il meglio di, e con invece uno sguardo al cinema degli ultimi 20 anni. Allora, traguardo importante, quello dei 20 anni, significa che c'è un'intera generazione che è nata e cresciuta con cortisonici e che quindi si farà poi portatrice di nuove generazioni che seguiranno per i prossimi 20 anni questa esperienza. Esperienza importante per la città e non solo, perché comunque apre sempre di più la sua vocazione ad un territorio internazionale, più europeo, con la Finlandia quest'anno che entra nella giuria, e che il Comune è contento di sostenere da ora per i prossimi anni.